Benvenuti nel fantastico mondo di Zio Reno e oggi andiamo a vedere una cosa che alza il testosterone di noi maschietti a 1000. Quando si dice la parola testosterone unita ai videogiochi ci viene in mente solo un titolo. In realtà Dio ce ne sono tanti in realtà di titoli. Però tra questi c'è uno di cui oggi vorrei parlarvi. Oggi con Zio Reno venite a scoprire il fantastico mondo di Gears of War. Ma prima facciamo un tuffo nel passato. Nel lontano 2006, un giorno, qualcuno all'interno di Epic Games si è svegliato in preda a una tempesta ormonale. E da qui nacque il progetto di Gears of War. Dal 2006 fino ad oggi sono usciti 6 titoli. Gears of War 1, 2, 3, Gears of War Judgment, Gears of War 4 e 5. E noi tutti stiamo aspettando il 6. Nella storia di Gears of War, il nostro personaggio principale sarà Marcus Fenix. Un soldato tutto testosterone e tutta cazzutaggine. E con lui andremo a affrontare la minaccia dei Locust, queste creature che emergono dal sottosuolo del pianeta Sera. Da qui facciamo un salto 25 anni dopo gli episodi di Gears of War 3 e incontriamo il personaggio del 4, ovvero JD Fenix, il figlio del nostro Marcus, che anche lui dovrà vedersela con un'altra tipologia di creature, ovvero gli Swarm, questi bruttoni ceffoni. Vabbè, anche lui farà ferro e fuoco per la sua giusta causa. Gioco sparatutto in terza persona con la visuale sulla spalla, secondo me è una delle soluzioni migliori per quello che riguarda queste tipologie di giochi. E qui si uniscono mostrozzi, soldati super pompati e splatter a manetta. E noi maschietti più di questo non chiediamo. Ma quindi ora, bando alle ciance, andiamo a vedere nel dettaglio questa Collector Edition. Togliamo la custodia della custodia. Come potete notare abbiamo il famoso simbolo di Gears of War. Sono qua dietro. Tira qua, scappa. Calma, cos'è questo rumore titanico? Ed ecco a voi JD Fenix in tutta la sua cazzutaggine sopra una moto da paura. Abbiamo tantissimi dettagli, tipo i battistrada delle ruote, gli ammortizzatori sulla ruota e anche il personaggio ha tantissimi particolari, come per esempio gli schizzi di sangue sul fucile e appunto comunque tutto l'armamentario fatto veramente veramente bene. Ma le figate di questa statuetta non finiscono qua. Perché? Abbiamo uno sportellino sulla moto che una volta tolto c'è un interruttore e questo interruttore fa accendere le luci della nostra statuetta. Abbiamo i fanali della moto sia davanti che dietro, abbiamo le luci sull'armatura di JD e anche su il fucile, perfino la torcia attaccata al fucile si illumina. Questa statua ha un peso molto molto importante. Vorrei fare un test sul nostro rotatore di fiducia e vediamo. Questo rotatore, ragazzi, miglior acquisto Amazon della storia. Un cingolato sovietico che se gli mettete sopra Marte ve lo fa girare. 19,90, lo trovate nella lista Amazon dello zio. Andate pure a prenderlo se volete far girare il mondo anche voi. Ce la fa sul serio? Pazzesco, ma nemmeno io, ma chi è? Ma come, ma moriva subito appena lo mettevo sopra, invece no, questo cingolato sovietico. All'interno ovviamente troviamo anche il giochetto di Gears of War 4, in questa elegante busta nera troviamo anche la cartolina inerente sempre alla moto e inerente al gioco di Gears of War. Ma le sorprese non finiscono qua. In questa Collector Edition troviamo anche... Che figo questa mazza frusta! Ma stiamo scherzando? Però è ancora chiusa. Mi dispiacerebbe quasi aprirla. Vabbè, la apro bene tenendo il sacchetto il più intatto possibile. Più o meno. E andiamo a vedere questo super portachiavi che, raga, non è attaccato alle chiavi di casa perché pesa più delle chiavi di casa sicuro, quindi non ha senso, però... È una mazza frusta. Potrei picchiarti con questa. Ed ecco qua, quindi troviamo questa mazza frusta futuristica, ve lo sconsiglio caldamente di attaccarlo alle chiavi di casa, che però fa la sua sporca figura, cioè... Tanta roba, fatta bene, cazzo. Approvata da Zio Reno. Sono molto contento di questo acquisto perché io a Gears of War non ci ho mai giocato e qui adesso, ma com'è possibile? Allora perché hai preso questa roba qui? Perché io ho sempre avuto in casa PlayStation, io sono un sonaro, i cosiddetti sonari. Non per scelta ma per abitudine, perché appunto sono nato con PlayStation 1 e ho continuato con la PlayStation. Però ho sempre visto Gears of War come l'esclusiva migliore per Xbox.
Tanto è vero che da quando è possibile fare il Game Pass dell'Xbox su PC ho recuperato tutti i titoli di Gears of War, quelli che ci sono perché non ci sono tutti purtroppo, e li sto giocando pian piano. Quindi io adesso mi ritrovo in casa comunque, oltre ad avere questa bellissima statuetta e sono molto contento, mi ritrovo con questo gioco dell'Xbox One che neanche ho un Xbox. Diciamo che questo qui rimane dentro la scatola e ovviamente questa statuetta verrà esposta da qualche parte in casa di Zio Reno. In conclusione, questa statuetta è molto molto bella, fatta di un materiale di qualità, con lucette varie e che sprigiona cazzutaggine da tutti i pori. Io credo che ci siano due tipi di persone a questo mondo: chi vuole questa Collector Edition e chi mente. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete un like e lasciatemi nei commenti la vostra opinione, che per Zio Reno è importantissima. Come al solito trovate tutti i link in descrizione per quello che riguarda social, liste Amazon, Spotify e Steam, ma soprattutto i miei negozietti di fiducia, tra cui quello dove ho acquistato questa Collector Edition, ovvero il Power Game. Ci tengo a precisare che non sono sponsorizzato per fare questi video qui e che sono io che sgancio i soldi a loro per comprare questi gioiellini. Detto questo, Zio Reno vi saluta perché adesso va a trovare un posto adatto per mettere questa stupenda statuetta e come al solito buonanotte e buone botte. Lanciami la scatola. Lanciami la scatola. Stiamo... L'hai lanciata fortissima e altissima. Ma sei pazza? Sì, ma... No, forza mille. Con calma. Con questa coda.